Ciao a tutti, sono Rui. Adesso sono le ore 6 della mattina e sto andando ora con la mia famiglia, quindi Kiki e Piccolo e marito, a fare colazione. Le giornate in Cina iniziano veramente prestissimo. Cioè alle 6 della mattina è come se fosse veramente un orario come tutti gli altri, insomma. Noi non riusciamo a dormire tanto bene dovuto al fuso orario, non so che cos'è. Non riuscivamo più a riprendere sonno, allora ho detto vabbè, andiamo a fare la colazione insieme. Ho preso anche un po' di sole in Cina, credo. Ah, che bel sole, guardate. Che bella mattinata. Stamattina andiamo a mangiare i baozi. Vi faccio vedere che veramente anche a quest'ora di scelta ce ne sono tante. Ok. È rotto? Ora ti sistemo. Abbiamo scelto una a caso che è qua proprio accanto a casa nostra, quindi a passeggiata un minuto e arriveremo. C'è pure un signore che sta facendo Tai Chi nel nostro distretto, quartiere. Usciamo! Come colazione in realtà si può optare anche queste piccole macchinine bancarelle, ma noi andiamo da un posto per fare le colazioni proprio. Ecco qua il posto. E per pagare adesso si usa tutti questi QR code. Lo inquadri. Abbiamo ordinato porridge, un tof tenero, dei baozi e dei youtiao. Che video vuoi fare, amore? Voglio fare il video. Uovo e erba cipollina cinese. Oggi mangiamo invece da questa bancarella. Oddio, come si fa a vedere? Da questo. Andiamo a mangiare la crepe cinese. Beh sì, sono appena le 7:30 ma c'è già un sacco di sole. Si sta comunque bene perché ieri ha piovuto e non fa caldissimo. È giornata bellissima.那行行，那一家给你俩做一样。那就给他俩做一样的吧。这样的保证。啊，我家保证就行了。啊，对。收呀。葱花香菜的辣，微微微。微辣。嗯。那吃马上。 哈，难怪我做的手抓饼，我做的煎饼果子不脆，那薄脆放那么多。要手抓饼是吧？好，这是干啥呀？我自个录个记录的视频。哈哈哈。对，大哥没办法，一张嘴巴咬了下去，好烫，很好吃。 La farina mi pare che sia la farina integrale, quindi è di questo colore qua. Ci siamo seduti sotto casa per mangiarlo. Ciao a tutti, allora stamattina ho appena aperto la finestra, stamattina non ho tanta voglia di uscire presto, adesso sono circa, sono appena svegliata, ho perso persino la voce, sono quasi le 7, 10 minuti fa avevo ordinato
un delivero. Sì, qua i delivero iniziano a lavorare prestissimo e finiscono di lavorare tardissimo. Esistono praticamente a qualsiasi ora e mi dovrebbe arrivare tra un quarto d'ora il cibo di stamattina. Ecco qui è arrivato il mio delivero. Vi stupirete sicuramente di che cosa ho ordinato alla mattina. Madonna che luce! Comunque io stamattina ho ordinato il brodo di agnello. Sì, è la colazione tipica dalle parti del sud della Cina. Anzi, è dalle parti nord della Cina. Wow! Cioè praticamente è proprio un brodo. Quindi tu alla mattina al posto di scegliere di bere latte di soia, ci sono anche queste opzioni. In questo sacchettino ci sono un po' di abbinamenti tipo coriandolo, peperoncino se vuoi, cipollotto. Ah, mamma mia! Addirittura sale, pepe. Pensa di aceto se ne hai bisogno. Qua invece c'è del sale. E qui ho ordinato due, come posso dire, film per accompagnare alla zuppa. Ecco, sarebbe così la mia colazione, anzi la nostra colazione di stamattina. Assaggiamo. Dentro ci sono comunque anche un po' di straccetti di agnello, del tofu, credo anche un po' di trippa di agnello, un po' di tutto misto. Buono, scotta ma buono. Ecco, questa sarebbe in realtà la colazione perfetta per l'inverno, ma è da un po' che non lo mangio, quindi mi manca. Allora ho preso due pin. Questa è sulla salsa di sesamo, quindi dentro è vuoto. Potrebbe assomigliare alla brioche salato, ma molto più compatto e aggiunto anche, diciamo, al gusto della salsa di sesamo. Buono. Mamma mia, scotta. Lasciamo un attimo raffreddare. Ho preso con ripieno. Ripieno di agnello, giusto per essere in tema. Agnello e tanto cipollotto. Oggi vengo nel mio posto preferito per mangiare il ramen per la colazione. Loro sono aperti dalle 7:30 della mattina. Mi ci devo dare, papà? E qua sotto c'è scritto che sono una scatola. Uovo, niaoshima. Ok. Wow. Kanna jiu hao shi. Nǎ. Yi ni kan, zhe ge shuo zi shi zang de, baba bu xiang ni shi jie yang. Hao hao shi, hao kai xin. Oggi invece mangiamo da qui, è un posto che mio marito veniva sin da piccolo. Adesso vi faccio vedere cosa si mangia qui. Sì, è quasi 9 della mattina.
Il mio sono 10 ravioli di gusti tutti diversi, anzi 10 wonton. Mio marito ha ordinato quello tradizionale con l'uovo. Ordino sempre questo quando non so quale scegliere e così mangio diciamo tutti gli insieme. Questo è carne con finocchio, con le foglie di finocchio, buonissimo. Uscito dal ristorante, abbiamo trovato anche un calice. Che bel tempo, andiamo! Ciao ragazzi, anche stamattina mangio a casa e sì, stamattina mangio gli spaghetti alla pechinese preparata da mia suocera. Gli spaghetti li ha fatti a mano con questa salsa pechinese e veramente qualcosa di spaziale. Ecco, praticamente c'è da aggiungere un po' di salsa nel tuo piatto e a piacimento puoi aggiungere un po' di cetrioli e anche altre verdure a piacimento. Ovviamente se le verdure tipo germogli di soia vanno bolliti prima di mescolare. Scusate la voce della prima mattinata, sono ancora mezza addormentata. Ecco, una volta preparata così, basta andare a mescolare il piatto omogeneamente e si ottiene un piatto super super delizioso. Questa ricetta comunque lo potete trovare anche nel mio libro della cucina cinese, cucina cinese per italiani, e se siete curiosi veramente lo potete provare. Questo fatto dalla mia suocera è veramente qualcosa di spaziale, buonissimo. Sì, noi alla mattina veramente possiamo mangiare qualsiasi cosa, se hai voglia puoi anche svegliarti e metterti a cucinare e a fare dei piatti saltati in padella, perché la colazione per noi è considerato come se fosse un pasto normale. Tanti giovani lo saltano solo perché hanno fretta di andare a lavorare, hanno tante cose da fare, ma di solito se hai tempo la colazione è così ricca, con tantissime scelte, molto varia, che tu veramente lo tratti come se fosse un pasto normale. Abbiamo anche i ravioli, questi sono gli avanzi di ieri, sempre fatti da mia suocera,
Adesso sono un po' bruttini perché ieri erano bolliti e stamattina li ha messi in padella, li ha resi grigliati, così possiamo mangiare, diciamo, un altro gusto di ravioli. Buonissimo. I ravioli fatti a casa veramente di solito hanno un ripieno veramente pienissimo. Abbiamo finito di fare la colazione, ora andiamo via con il mio caffè. Caffè al gusto di vaniglia, molto buono. Vaniglia, al gusto di vaniglia, il caffè. Però è comunque un po' amaro, molto buono. Vabbè. Abbiamo finito di fare la colazione, ora andiamo via. C'è veramente tanta gente, quindi sono un po' imbarazzata a parlare più di tanto. Vabbè. Comunque la serie delle collezioni cinesi finisce qui e sicuramente qua comunque c'è tantissima altra scelta. Praticamente noi ogni mattina proviamo qualcosa di nuovo o qualcosa di diverso. Ma il video è solo per darvi un'idea generale che qua alla colazione è molto molto vario, quindi puoi decidere veramente cosa vuoi e quanto mangiare, insomma. Va bene, ci vediamo al prossimo video allora.